nel tema del disastro del sistema universitario, perché è evidente che da Cile all'Inghilterra, passando per l'Italia, si disinveste sistematicamente nella società della conoscenza di massa. Questo è un problema, e anche la relazione che aveva fatto Cinque Lista, che è molto interessante, ci fa capire anche perché, cioè le tendenze dei sistemi formativi sono di radicalizzare l'effetto lattina, no? Cioè, quindi in poche parole, di evitare che la strozzatura che c'è in ceti medi dal punto di vista della posizione di sapere si riempie. Quindi tendiamo sempre più a formare specializzati, ancora sono una vecchia mentalità fordista, paradossalmente, perché sono specializzati nel processare ordini, questo è un problema, nelle società contemporanee. Perché da una parte gli si chiede nell'immissione del mercato del lavoro di essere specializzati, sì, a essere creativi, a portare innovazione, dall'altra nel momento in cui si formano, sono formati a cosa? A metabolizzare come verità aurea il mainstream, a pensare come pensa il professore, a avere un'idea di informazione che è sostanzialmente, si dispone sostanzialmente come un ordine. E anche questo è un problema, perché bisogna saper imparare a formare persone in grado di decodificare tutti i contenuti cognitivi dell'informazione. Voi direte, non accade neanche nel sistema dell'informazione, figuriamoci se deve accadere nel sistema della formazione. Però è vero che tutto questo deve cambiare. Cioè, io però un intervento da questo punto di vista qui non tanto tecnico, cioè sarebbe stato difficile mettere su due o tre slide su queste questioni e portare, diciamo, alcuni dati molto utili, però mi sembrava che, insomma, visto che la giornata era ricca di dati, mi sembrava soprattutto importante fare un intervento sul modo di pensare il problema, piuttosto che sulla tecnica, sui dati, su alcune questioni, diciamo, strutturali e rilevabili dal punto di vista statistico. E quindi farò un intervento da quale sono, cioè da un antropologo politico di media e dei beni digitali. E qui viene subito da dire una cosa: io personalmente, quando intervengo a questo genere di workshop, non scambio informazioni, assolutamente, non ci mancherebbe altro. E questo non perché voglio assumere la parte del soggetto autistico oppure del così, di colui che deve stupire nel momento in cui fa l'intervento, ma per un programma serio e metodologico fondamentale. Cioè quello di renderci conto che nel momento in cui parliamo della comunicazione e soprattutto della creazione, cioè l'informazione è solo uno dei sistemi simbolici che fanno come siamo. Questo è un elemento fondamentale, cioè molto spesso quando si parla di società della conoscenza si fa un errore di pensabilità serio, cioè quello di pensare che la società della conoscenza corrisponda al saper processare e quindi anche a un accumulo di informazioni. C'è anche questo, ma non funziona. Quindi questo è il primo.